Eder, Mac, Pallister. L'idea che non ci sia reato è una idea che è stata autorizzata ad esclusione, ma noi crediamo che ci sia qualcosa. Sicuramente abbiamo indicato alcuni accertamenti che possono ancora dirci se ci sia stato o meno un raffreddamento o congelamento del corpo. Siamo partiti dalla medicina legale perché riteniamo che ci sia un quadro di lesioni certificati da professionisti importanti che ci dicono che bisogna approfondire. Il viso di Lilli era quello di un pugile a fine incontro, ci sono tante di quelle lesioni che meritano di essere approfondite. Qua mi pare evidente che c'è stata la presenza di una persona che ha provocato, io continuo a dire che ha provocato indirettamente la morte di Liliana, perché secondo me non è stato né un omicidio né un suicidio, ma si è trattato di un incidente. Le percosse che sono state trovate sul corpo di Liliana dimostrano che lei appunto ha subito una violenza fisica e verbale, cosa che molto probabilmente, conoscendola di carattere, ha provocato questo scompenso cardiaco acuto. Dopo un anno e mezzo, dopo 18 mesi, il GIP ha riattivato le indagini non credendo al suicidio e ha attenzionato una decina di persone. Sono tutte persone che ruotano attorno alla vita di Liliana. Via di questo non c'è stata traccia di nessun altro, no? La persona da cercare è nella cerchia delle persone attenzionate dopo 18 mesi, me compreso. A Fulvio Covalero è già stato fatto il test del DNA? Ma in questa vita no, ancora. Io l'unica volta che sono stato sentito dalla questura di Trieste è stato il 27 dicembre del 21, dopodiché la questura non si è mai fatta viva con me. Adesso dicono addirittura che riescono a posizionare le varie persone dove erano quel giorno. Per me va bene, non è un problema. No, assolutamente no. Si arriverà a una soluzione, secondo me, perché nel sangue di Liliana è stata trovata questa sostanza che è anche un insetticida, che non è in commercio. Questa sostanza ha la capacità di entrare nell'organismo delle persone attraverso i pori della pelle e il fegato la toglie nel tempo di 24, massimo 36 ore. Quando Liliana alle 9 è in Piazzale Gioberti, forse non ha ancora in corpo questa sostanza, e prima che muoia, anche qualche ora dopo, questa sostanza, il fegato non ha ancora avuto il tempo di smaltirla e la trovano in autopsia. Speriamo che questa analisi venga approfondita e si vada a cercare piuttosto se qualcuno degli attenzionati può essere stato in possesso di questa sostanza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.